Ciao, finalmente un nuovo video. Sono qui nel soggiorno, dietro c'è il tavolo da cucina. Si vedono per metà. Visto che belli questi. Sono dei fiori di pesco, finti ovviamente, e hanno delle lucine sui rametti e vicino a questi rametti, sulla base, c'è un caricatore. Come si chiama? Un trasformatore che va nella corrente e si accendono. Qualche volta vi farò vedere accesi. Ma parliamo d'altro. Questo è un altro video. Questo video sarà un video haul delle ultime cosine che ho preso con i saldi. Ah, non fate caso, c'ho l'herpes qui, c'ho un po' di brufoli sparsi, non ne parliamo. L'herpes non mi usciva da un sacco. Che dobbiamo fare? Questo è un cappellino. Ovviamente, il cappellino che sto usando di più ultimamente, se facessi video dei most played lo metterei sicuramente all'interno. È caldissimo, questo lo comprai al mercatino di Mauer Park a Berlino, da una signora, una cinquantenne che li faceva a mano. È stupendo, lo trovo carinissimo. E bando alle ciance, ho preso un po' di cosine perché nelle settimane passate, o direi anche nei mesi passati, dato che si tratta di acquisti fatti un po' a gennaio, un po' a inizio febbraio. Quando sono stata a Pompei a gennaio, perché mia mamma si è operata, bla 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 bla, un giorno, un pomeriggio, sì, una domenica pomeriggio, andai al centro commerciale La Cartiera. Ho vissuto ben 27 anni a Pompei e non c'era l'ombra di un negozio decente. Quando io mi sposo e mi trasferisco a Salerno, a Pompei mettono La Cartiera. La Cartiera è un centro commerciale che ha anche H&M, ora gli altri negozi non me li ricordo, mi pare che Zara non ci sia, non mi ricordo precisamente quali sono gli altri, ma H&M ci sarei andata di sicuro. Infatti ogni tanto quando vado dai miei poi approfitto e vado anche a dare un'occhiatina al centro commerciale. Insomma, c'era Zara, c'era H&M e ho preso delle cosine, poi vi faccio vedere altre cosine che invece ho preso qui a Salerno, all'OVS e alla Benetton. Allora, da H&M ho preso questo jeans che è uno skinny, semplicissimo skinny nero. Ah, questo tra l'altro non è nemmeno con i saldi, non mi ricordo quali cose siano con i saldi e quali meno. Ho conservato ancora il cartellino, quindi dovrei sapervelo dire. Uno skinny nero, normalissimo. Le tasche così dietro, e questo non era in saldo, infatti costa 19,95 euro. Mi serviva uno skinny nero, nel senso che qualche mese fa al mercato di Battipaglia avevo preso un paio di jeans, però non erano proprio neri, erano un grigio scuro, un po' sfumato con un grigio chiaro. Mi serviva proprio uno skinny nero perché a volte si possiedono delle magliette che stanno particolarmente bene solo con degli skinny monocolore o proprio neri, e magari magliette particolari che non hanno bisogno di dei pantaloni altrettanto particolari, altrimenti si crea un mix di cose. A me, se metto una maglietta particolare sotto, mi tengo molto semplice e viceversa. Non so se adottate anche voi questo metodo, io lo trovo più carino, cioè mi piace di più il risultato. E niente, quindi skinny neri, ve l'ho detto 19,95 euro. Ce n'erano anche altri, però o non mi piaceva il prezzo o non mi piaceva la qualità. Toccando così il tessuto, spesso capita che non mi piacciono certe cose perché o troppo sottili o troppo dure, scarsa qualità, eccetera, eccetera. Poi ho preso, sì, questa è in saldo, questa l'ho pagata 5 euro ed è questa magliettina carinissima. Beh, come penso ne avrete viste a Iosa,
Tra l'altro lo so che questi negozi tipo H&M mettono le cose degli anni passati, di vecchie collezioni, le ributtano fuori con i saldi per farcele comprare, ma cioè, lo so, me ne rendo conto, sono la prima ad accorgermene, però se una cosa mi piace me ne frego se è della vecchia collezione, penso che la indosserò e quindi la prendo. Ed è ogni tanto tiro su col naso, il che è molto carino, se no dovrei stare ogni 3-2 a soffiarmelo. E ha questa parte sopra, l'unica particolarità è che ha questa parte sopra in pizzo. Ed è fatta di questo bel colore. La telecamera non lo falsa affatto, lo cattura bene. E tanto forse è meglio che spengo la TV. Perché ogni tanto dava dei riflessi diversi, avevo la TV davanti a me di qua. E niente, scende semplice così, 5 euro. Poi ho preso una di queste qui all'opetto, semplicissima anche questa, che vanno sotto i maglioncini, sotto i cardigan, a 3 euro. Questo colore qui, della serie a me non piace affatto, il viola, il glicinelli, le sfumature. No. È semplicissima, di questo materiale morbidissimo, anche abbastanza sottile. E niente, questo semplice a 3 euro. Haul molto utile, era più che altro per fare qualche chiacchiera con voi. No, questa invece mi piace un sacco. Ultimo acquisto da H&M, che non era in saldo tra l'altro, a 19,95 euro. Ho preso questa maglietta qui. Questo maglioncino che però non è di lana, è tipo di filo. Fatto così. Scende non ci avevo fatto caso, scende un po' più lungo davanti, questa volta non come siamo soliti vedere ultimamente, cioè più corto davanti e più lungo dietro, ma al contrario, ma una cosa leggerissima. Un po' più lungo davanti e un po' più corto dietro, non so se si riesce a vedere dato che è tutto nero, e comunque ha la particolarità di avere questi fori un po' più grandi qui sulla spalla. Ecco, si vedono così. L'ho indossato, mi è piaciuto, l'ho provato in camerino, mi è piaciuto subito perché è un po' largo. E ultimamente le cose abbondanti mi piacciono molto, soprattutto se indossate con una catenina lunga o magari con degli orecchini lunghi, mi piace l'effetto che danno. E rigorosamente con dei pantaloni stretti sotto oppure con una gonna sagomata o stretta. Comunque io ho il modello base, quello base, cioè semplicissima, quella di H&M, quella quadrata, la gonna in cotone morbido, faccio questo gesto perché è proprio un rettangolo. E tra l'altro, quando l'ho provata in camerino, avevo quella gonna lì e questo maglioncino sopra mi piaceva tantissimo. Magari con le calze coprenti e con gli stivali alti, alti nel senso non di tacco, alti fino a metà coscia. Metà gamba, non metà coscia, scusate. Poi, come vi dicevo, sono stata invece qui a Salerno, ho fatto un giretto per il corso e mi sono fermata da OVS e tra due o tre vestitini che ho provato, vestitini barra maglia lunga, ho trovato questo qui e l'ho preso perché dei tre è l'unico che mi piaceva di più come mi stava. Sono ingrassata un po' e non mi sta. Ho i difetti quando mi provo le cose, non mi piace più quasi più nulla, sono molto più critica. Ha la particolarità di avere questo. Allora, la faccio vedere per intero. È così, ha la manica a circa tre quarti e scende lunga così. È uno di quei classici capi che si può portare
con leggings, con un paio di jeans sotto, senza nulla, nel senso con anche delle calze sottili, dipende un po' anche dal periodo, perché poi se si indossa da solo, magari nel periodo primaverile si può mettere anche con delle calze sottili, nel periodo invernale magari con delle calzamaglie o dei leggings sotto e un cardigan sopra, perché solo questo è un pochino leggero, è un cotone normale. La particolarità è avere queste borchette quadrate sul collo, il collo che sta un po' largo, ed è semplicissimo così. Lo so che vi sembrerà una tunica senza nessuna pretesa, però vi assicuro che indossate è carina. Dietro è semplicissima, ha solo questa cucitura centrale che scende fino giù, e non vedo l'ora di farci un outfit che spero di riuscire a registrare, perché ho in mente qualcosina. Poi sono passata da Benetton. Mi piace fare sempre un giro durante i saldi, perché più che altro perché Benetton ha un range di colori in cui di solito trovo sempre qualcosa che mi piace, e niente, e ho preso questo maglioncino carinissimo qui. È un Sergio l'ha ribattezzato maglioncino barra mantellina, perché ha questo taglio larghissimo e ora non si vede, ora sembra poca la differenza, ma in realtà scende molto più lungo dietro quando lo indossate. In realtà fa proprio un arco qui, e va indossato con un'altra magliettina sotto, tipo le classiche, io dico magliettine simili Pompea o Pompea. E mi sono piaciuti anche molto i colori. C'era anche nella combo arancione-viola, che vista così sulle stampelline mi era piaciuta, però addosso mi moriva un po'. E non mi ricordo anche un altro colore che ora però non mi viene. Invece questa qui mi stava bene, a detta di Sergio. Io di solito mi fido sempre di quello che mi dice, o quasi. Quando non sono convinta io, mi fido di quello che mi dice lui, perché di solito abbiamo gusti molto differenti. Allora io sono molto decisa su una cosa, lui è molto deciso su un'altra e non ci incontriamo, almeno per quanto riguarda l'abbigliamento. Abbiamo gusti molto molto diversi. E eccolo qui. Di quel tessuto di lana sottile, che ha bisogno comunque di qualcosa sotto, e una canotta anche volendo nel periodo in cui si può indossare con più tranquillità, nel senso che fa più caldo. E mi è piaciuta un sacco la fantasia, anche questa mi piace molto come mi sta. Poi ve ne parlo ora. Ma sì, dai, facciamo questo video lunghissimo. C'ho la busta sì, di Claire's, perché ci sono anche delle cosine di Claire's, che però mi sa che è meglio che vi faccio vedere nell'altro video, dove vi faccio vedere l'haul, dove ho pigliato qualcosina di Kiko, più queste cose di Claire's che mi ha preso mia sorella. È tornata mia sorella da Londra per qualche giorno, è venuta a casa a Pompei, e mi ha portato delle cose di Forever 21. In realtà io l'avevo fatto tipo una wishlist di cose da prendermi, per lo più accessori, orecchini, bracciali, collane e quant'altro. Lei è andata in negozio su Oxford Street e non ha trovato quasi nulla, tranne che per un paio di orecchini, o meglio un solo orecchino, che è questo qui. Si muove. E in pratica il negozio ne ha trovato uno solo e gliene hanno fatto pagare uno solo, però ho detto prendimelo perché è troppo bello. Tra l'altro io di qua indosso sempre questo qui, che non tolgo mai, quindi gli orecchini indosso sempre uno solo alla volta, e quindi questo qua, che costa accoppiato 4,90 euro. Invece da solo la metà. Poi mi ha preso delle cose quindi di suo spunto, che credeva potessero piacermi, e direi la verità, ci ha azzeccato, perché mi ha portato questi semplici orecchini qui,
che sono dei cuoricini color. È leggermentissimamente più verde del color Tiffany, c'ha una punta di verde in più. E me li ha portati in questo colore qua e in questo colore qui. Questo non è un colore che amo alla follia, però magari con i giusti abbinamenti può risultare molto carino. Questi qui costano 1,90 euro. Poi, lei ama molto le ancore, di recente se ne è tatuata pure una, e mi ha portato questi qui. A me piace lo stile, un po' così, un po' pin-up, un po' marinaretta, e non amo particolarmente le ancore, però mi piace l'idea di indossarle e ricordarmi di lei. Cioè, non è che mi serve l'ancora per ricordarmi di mia sorella, però è un po' come se portassi un po' di lei con me in giro quando li indosso. E mi piacciono un sacco. Questi 3,90 euro. Metti a fuoco? Sì. Ok. Poi ne ho portato questi qui che sono elegantini perché hanno due file di brillantini. Magari da sola non credo li avrei presi perché quando vedo brillantini storco un po' il naso. Però ripeto, anche questi con no, ripeto, lo dico per la prima volta, con il giusto outfit, magari un vestitino monocolore, magari d'estate perché hanno questo verde all'interno che è molto estivo, sono carinissimi e sono così. E questi hanno la clip dietro come i vecchi gli orecchini di una volta. Così. E costano 3,90 euro. Poi ci sono questi qui che adoro. Sono di un blu scuro con questa parte obliqua striata. Che belle descrizioni. E questi 3,90 euro. Poi sempre in tema, sto mischiando un po' tutto, vabbè, in tema marinaretta, un po' pin-up. Ci sono questi tre set, cioè questo set da tre paia, che hanno l'ancora, il timone, l'ancora, il timone, dove sta il dito? Ecco l'ancora, il timone e la barchetta. Barchetta non si riesce a capire benissimo, barca a vela, così. Poi un paio di. Ah no, ci sono ancora questi qua. Questi qui quadrati. Quadrati ma con. Non so come chiamare questa forma. Mi piacciono un sacco. Un po' psichedelici. A 3,90 euro. Questi qui e poi una collana e un paio di orecchini che a mio parere possono formare tranquillamente una sorta di piccola parure perché la collana è così con le spikes, le frecce che io adoro, o meglio questi triangoli. Così, la collana viene 6,90 euro. Penso che sono cose che potete trovare tranquillamente ancora sul sito. E gli orecchini sono questi qui, che
che hanno qualche freccetta piena e qualcuna vuota. Oh, questo si è attorcigliato. Così, vedete, sono molto simili. Io penso che le indossero zio. Poi, prima ho dimenticato di farvi vedere che al centro commerciale a Pompei avevo preso anche da Cliché. Sì, si chiama Cliché. Sì, si dice Cliché. Boh, non lo so. Questi orecchini qui. L'impressione che li ho messi storti, vabbè, il cartellino storto, vabbè, ce ne frega. Questi qui hanno solo il profilo dorato e il retro e sono di questo bel colore ametista, come vogliamo chiamarlo, sta pietra un po' bombata e sono venuti 3,90 euro. Molto carini, molto, li ho indossati ieri, molto molto carini, con un pullover più o meno dello stesso colore, davano una bella bella luce. E finiamo questo video, non so manco quanto, qui non compare, quanto, chissà, ho registrato. No, non avrò registrato un caspito. Che paura, ha registrato invece. Temevo di non aver premuto il pulsante di registrazione. Ancora non ho fatto l'abitudine a questa videocamera. E, come vi dicevo, vi faccio vedere le cose di Claire's che mi ha portato mia sorella che riguardano il make-up, più a un ordinino che ho fatto, cioè un ordine, un acquisto che l'ho fatto qui in negozio a Salerno da Kiko, e in un altro video. Ciao!